Aspetta. Ai. No, no. Certo che voi due siete proprio bastardi, eh. Beh, scusa Chiara, a nome di tutte e due, non so, io non ho fatto apposta. A parte il fatto che è stato lui a tirare il sasso. Scusa. Dai, comunque non è successo niente, dai, non è successo niente. Lo so che non l'avete fatto apposta, ahia. Nessun problema. Veramente un problema ci sarebbe. Ma no, dai, ma guarda il cane è pisciato sulla gamba. Ma che cazzo, sto deficiente di cane, dai. È anche poroso il legno. È pipì, è ammoniaca, non è chissà che cosa. Allora facciamoci la doccia. Fanno anche gli shampoo con l'ammoniaca. Sì, infatti si vedono i risultati. Dai, cioè, dammi va che qua. Schifo. Va, la vado al fiume, la vado a lavare. Una lavata, una asciugata la perna anche a duperare. Sì, proprio te. Non cazzo. Vieni, vieni qua. 300 milioni di tagli. Ma porca puttana. E comunque mettete a posto sto casino, che siamo già in ritardo. Pronto? Vai! Vai! Ma va, cos'hai combinato? Vabbè, avessimo almeno un materassino, un gommone. Oh, ragazzi, mi è venuta un'idea. Ma sei deficiente. Mi credevo che galleggiava. Ma se solo il cerchione pesa 30 kg. Scusi. Figa. Dov'è che finisce sto fiume? Ma come dove finisce il fiume? Dove? Ma a 5 km da qui c'è il mare. Il mare? Sì, il mare. Il mare. Certo che tu Giovanni hai proprio delle mani di merda comunque, lasciatelo dire. Cioè il suo cane piscia sulla gamba e adesso viene fuori che è la colpa mia. Frena. Guardate là. Ragazzi, tutto a posto. Ce la giochiamo a pallone. Italia-Marocco. Si arriva ai 10. Ma sei scemo? Johnny, mi hai convinto? Andiamoci a pigliare sta minchia di vecchia. Allora, siamo gentili, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia. Ok, Jake? Ok?